Sì, devo commentare un tavolo di poker, lo vedete nello sfondo, pensate che il vincitore porterà a casa 190.000 euro, per cui la partita è abbastanza non interessante. Non compri neanche il terzino del Bologna con quei soldi. Purtroppo è vero, vincessi io qualcosina comprerei, ma devo dire che costa probabilmente di più e vista la partita stasera bisogna spendere qualcosina in più di 189.000. Allora, vado con le pagelle come sempre con il sorriso. Mi perdonerete se non vado sui singoli perché vedo la partita a strappi e non voglio espormi. Mi ritrovo a commentare su un monitor un torneo di poker e sull'altro il Bologna. La sensazione è chiara, c'è un giocatore più bravo che ha le carte migliori e dall'altra uno con meno soldi e meno bravo. Ma fidatevi di me, non fatevi condizionare dalla prima mano, la notte è ancora lunga e intendo il campionato. Partita strana da 2023 in cui c'è un solo italiano in campo, Calabria, e un leghista della prima ora direbbe pure che Calabria non è Italia. Il suo Milan gioca subito benissimo, che manco Berrettini quando la satta le mestruazioni, e il Bologna subisce l'1-2 come un pugile alle corde. Sì, poi volendo qualche occasione i rossoblù l'avrebbero, ma pure di prendere il terzo. Motta ha detto che non possiamo assolutamente competere in Serie A. A oggi di sicuro non possiamo competere con il Milan. Quello che sappiamo è che la sua strategia ha funzionato come quella della Schrein, quando ha detto non ci vedranno arrivare, e infatti non siamo arrivati e forse neanche partiti. Per quanto mi riguarda, nessun processo dopo 90 minuti, anche se molti tifosi sui social sono tristi come quando ti attendi un ti amo e arriva un sai mi sposo. Contestano Saputo che aveva promesso un grande Bologna in 10 anni. Oggi peraltro è stato di parola, siamo ad appena 3 punti della prima in classifica. Scherzi a parte, bisogna intervenire sul mercato. Come disse una grande filosofa del Novecento, buona Pozzi, servono altri uomini.